Ci troviamo nella spiaggia di Alghero nel corso di una scaduta avanzata. Cercheremo di catturare qualche bel pesce. Solitamente girano in questo periodo delle belle spigole, qualche bella mormora e anche qualche bella orata passa. Ma siamo soprattutto qui per presentare questo nuovo gioiello di Casa Trabuco, che è la nuova Poetica. Sarà disponibile nei negozi a partire da gennaio, è già in versione definitiva, è stata proprio modificata, è una canna completamente nuova. Ho chiesto un po' più di potenza sul fusto, questa di cui sto parlando è la 250 grammi, una canna che offre un'ottima spinta in fase di lancio. Non è neanche difficile da usare, diciamo che è in grado di soddisfare sia chi è avanti con la tecnica di lancio che il pescatore neofita. Questo non compromette l'azione della curva nel sottoveta e offre un'azione ripartita ma molto graduale. Si integra col resto della canna e offre una curva che è spettacolare. Abbiamo montato questi nuovi anelli intorsite, questo nuovo materiale che è spettacolare per la leggerezza. E di questo ne gode soprattutto l'attrezzo e chi lo utilizza poi, perché la canna risponde molto più veloce e non si sente il peso nelle mani. Ora eseguirò un ground, cercherò di mettere due inneschi di bibbi a caramella sulla lunga distanza. Sto eseguendo l'innesco del bibbi a caramella, a pezzi. Eseguo circa una ventina di giri di filo elastico sullo stesso punto. Ripeto l'operazione a un centimetro di distanza. E poi taglio nel mezzo. Ci si aiuta con l'ago da innesco per poi trasferirlo sull'amo. È un innesco che funziona molto, un po' generico. Si trasferisce sul terminale sull'amo in questo modo. Si chiama innesco a caramella perché dove si esegue il taglio sembra proprio l'incarto di una caramella. Il risultato finale è questo. È inverno e ci aspettavamo qualcosa di più come mareggiata. Purtroppo oggi ci stiamo prendendo la fase finale di una scaduta. Non è il massimo per questo periodo, però cercheremo lo stesso di fare qualche pesce di taglia. Soprattutto spero nella ricerca di qualche bella spigola col cefalo vivo. Per l'occasione sto utilizzando questi ami della Trabuco, la serie Hisashi 10026. Una cosa che spesso viene trascurata e che io reputo molto molto importante è la proporzione innesco-amo. Per innescare delle caramelle di bibi come questa è negativo e controproducente utilizzare degli ami di piccola misura. Per l'occasione sto usando un numero 4 Bic, questo è l'amo ideale per questo tipo di innesco. L'amo, una volta eseguito l'innesco, deve sporgere leggermente dall'innesco. Si segue una proporzione ben precisa. L'amo va adattato all'esca e non alla preda che si sta ricercando. Nonostante sia dicembre, l'inverno ce l'abbiamo solo sul calendario. Come potete vedere c'è la gente che passeggia quasi versione costume da bagno. Purtroppo in certe stagioni, in certi anni, l'inverno qua in Sardegna sembra non arrivi mai. Cercheremo lo stesso di fare qualche bel pesce, non sono le condizioni ottimali. Speriamo muova qualche riga d'onda in più. E vedremo comunque di sfruttare questa poca che c'è oggi per fare qualche bella spigola. La mangiata c'è stata, ma non c'è rimasta. Ora riproviamo sulla stessa fascia con lo stesso innesco. C'era l'innesco del bibi letteralmente dilaniato.
questa nuova poetica KV spinge con molta più decisione nel lancio, è più rigida di fusto. Nonostante ciò, conserva un'azione di vetta veramente eccezionale. Gran canna! Potrebbe essere un polpo. Se veniva storto potevo capire, ma viene... Qua è capitato diverse volte di fare il polpo. Verifichiamo perché ha ceduto. Praticamente ha ceduto al trave. C'è lì, c'è l'aggancio. Sicuramente ha raschiato... Era un monoamo con un bibi. Sicuramente ha raschiato su qualche... Su qualche sasso, sembra tagliato. Per questa battuta di pesca oggi nella spiaggia di Portoferro, si trova nella costa occidentale sarda, poco più su della blasonatissima Alghero. Ieri abbiamo provato nella spiaggia di Alghero di Maria Pia, non è andata come speravamo. Oggi è una storia nuova e con l'amico qui Antonio Bruno, che è venuto a farmi compagnia per l'occasione, per queste riprese, cercheremo di fare qualche bel gruffolatore. La previsione è in questo periodo, alle porte di dicembre, solitamente qui si fanno belle mormore in condizioni di mare calmo quasi. Ok, per l'occasione sto testando la nuova Epica X-Cast per il mercato del 2015. È in versione già definitiva e già il look la presenta come una canna molto accattivante. È una canna, questa che sto utilizzando, da range dichiarato da 200 grammi. Ora eseguirò un side con due pezzi d'americano per cercare di catturare qualche gruffolatore sulla lunga distanza. Ottima la risposta nel lancio. Quello che stupisce è la sensibilità della vetta, veramente tanta per essere una 200 grammi. Anche oggi come innesco tenterò con il bibi legato a caramella e lo innescherò su un terminale lungo 1,20 m con amo del 4, un 10.026 Isashi. Cercherò di insidiare qualche bella orata sulla lunghissima distanza, adesso nelle ore diurne. Ecco qui, un bel taglio in mezzo alle due legature e il gioco è fatto. Ho eseguito un groundo ad angolazione molto aperta con questa nuova poetica da 250 grammi, 4,25, alla quale
ho abbinato lo Xenos LDX 10.000, l'ideale per questo tipo di cambio. Eccola qui, finalmente, il primo pesce dopo un giorno e mezzo di pesca. Speriamo che sia solo l'inizio e che crescano di tagli. Lo liberiamo. C'è stata una boccata sulla cattura di Antonio, vediamo di cosa si tratta. Vai Antonio. Per me è una ratta. Eccola, ecco. Bellina. Sta crescendo leggermente di taglia. Dai, la liberiamo perché ha bisogno di crescere ancora questo. Vai. C'è stata la boccata, lenza in bando. Sì. Sembra un pesce discreto. Eccole qua, una copiola. Sono piccole. Presa in punta di labbro. Stanno pascolando nel sottoriva. Eccole qui. Per adesso il mare ci sta dando questo. Non sono grandi, ma fa ben sperare per l'arrivo della notte. Per adesso stiamo avendo dei segnali positivi, anche se non esagerati di taglia, delle piccole orate che mangiano sia sul sottoriva che sulla lunga distanza, lunghissima diciamo. Sono un po' sparse, sono comunque segnali positivi perché solitamente quando il mare è calmo in questa spiaggia le sorprese più belle vengono fuori col buio di notte. Quindi vediamo un po' come si sviluppa adesso la pescata. È arrivato il tramonto, speravamo in qualcosa di più a luce, ha dato 5 oratelle, non di grossa taglia, ci ha deluso un po', però adesso speriamo bene con l'arrivo delle tenebre, dell'accostamento di qualche bella mormora. Qua solitamente entrano in branchi. Una boccata decisa sulla Epica, ha piegato bene la canna, dovrebbe essere qualcosa di taglia discreta, ora vediamo. Man mano che si avvicina a terra, poi stiamo pescando anche su un fondale basso, da qualche scodata. Ora vediamo di cosa si tratta. Eccola qui, un'oratella un po' più grandicella di quelle che stavano uscendo a luce, al buio, anche se come orario siamo ancora bassi, penso che arrivi qualcosa di meglio col calare delle tenebre. Una boccata sulla cattura. Ha spiombato, ha messo la lenza in bando. Qua c'era dell'arenicola, vediamo se c'è la prima mormora. Oratella. Oh, un sarago. Un bel saragotto sull'arenicola. Speriamo arrivino anche le mormore. Un'altra spiombata sulla Epica. Vediamo se c'è rimasta. Sì. Speriamo stavolta sia una mormora, ho voglia di fare qualche bella mormora. E là. Si fa sentire.
un sarago, un altro sarago, un bel sarago. Sulla Renicola di nuovo, stavolta sulla Epica, in una fascia un po' più lunga. Vediamo se arriva qualche mormora prima o poi. Un'altra boccata sulla cattura. È arrivata. È finalmente una mormora. E anche di discreta taglia, ci voleva, dai. Speriamo che entri il branco. Antonio ha incannato qualcosa sulla Poetica, vediamo. Vai, 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 vai. Una bella mormora. Due mormore. Coppiola di mormore di ottima taglia. Vai Antonio, grande. Due. Belle. Sentivo che era un po' pesante. E l'altra, guarda, stessa taglia. Le taglie che sta dando in questo momento. È come avevamo previsto, sono entrate anche le mormore. Di nuovo la cattura ha colpito in spiombata, si è addrizzata di colpo e sembra di buona taglia, ora vediamo. Oppure potrebbero essere due. Eccola, ecco, e l'ha preso con l'altro filo. Un'altra bella mormora. Più o meno 26 centimetri, quelli di prima erano sui 29. La taglia è buona, come esca. Ora che stiamo catturando mormore stiamo usando la Renicola, che è l'esca regina. Questa sarà sui 25-26 centimetri. Le altre erano più grandicelle, una sfiorava i 30, comunque attorno ai 28-29 centimetri. Dove stiamo pescando, Portoferro, è uno degli spot più gettonati anche per il famosissimo trofeo La Canna d'Oro, che si svolge ogni anno nella prima settimana di dicembre al nord Sardegna. Come logistica è un trofeo molto particolare, un po' diverso dagli altri, in quanto lasciano libertà di scelta a chi deve andare a pescare e dove andare a pescare. C'è un campo di gara molto esteso che parte proprio da Alghero e sino ad arrivare, passando per il Nord Sardegna, a Santa Teresa di Gallura. Fanno il sorteggio per l'ordine di partenza, si svolge a squadre di tre componenti e uno dei tre componenti fa da giudice in almeno una manche, che può essere la prima, la seconda o la terza. Non è a penalità, quindi il bello di questo trofeo è che sino all'ultimo non si sa veramente chi può vincerla. Ecco, questo è uno degli spot più ambiti in situazioni di mare calmo, si intende. Perché con il mare mosso il Nord Sardegna offre degli spot veramente fantastici. Tra l'altro la Canna d'Oro, questo famosissimo trofeo, per la prima volta quest'anno, e lo dico con orgoglio, sarà praticamente sponsorizzato completamente dalla Trabucco. Quindi ci saranno tutte in premiazione tutte le nuove canne della Trabucco e quant'altro. Un'occhiata di taglia discreta, flotterata all'americano. Altra boccata sulla Epica. Un sarago, stavolta un testanera, un fasciato. Speravamo questa volta di riuscire a offrire una pescata col mare mosso. Invece il tempo non ci ha assistito in questo e abbiamo dovuto dirottare in questa cala a Portoferro, che notoriamente dà il pesce in queste condizioni. Sono di buona taglia, comunque ci siamo divertiti, abbiamo testato le nuove attrezzature, sia la Epica che la Poetica. Tutte e due hanno dato belle soddisfazioni, vero Antonio? Sì. Sono veramente delle grandi canne. In filo in bobina avevamo Live Viz, il filo bianco, molto morbido, si localizza bene anche nella pesca notturna e agevola la pescata, assolutamente. Vi saluto e alla prossima.